La musica è la stenografia dell'emozione. Emozioni che si lasciano descrivere a parole con tale difficoltà sono direttamente trasmesse nella musica, ed in questo sta il suo potere e il suo significato. Lev Nikolaevich Tolstoi. José Angelino rilegge la realtà alla luce di conoscenze approfondite di fisica classica e meccanica quantistica, che rielabora e trasforma in esperienze visive e spaziali esteticamente coinvolgenti. I suoi lavori, veri e propri sistemi o organismi che funzionano attraverso processi precisi innescati dall'artista, come il flusso dei gas, le vibrazioni delle onde sonore, il movimento creato da una fonte di calore, rendono esplicite allo spettatore le relazioni che legano i processi stessi all'ambiente circostante, alterandolo o rivelandolo sotto una nuova prospettiva. Le interferenze, come lui stesso le definisce, tra elementi differenti, trovano nel terreno di incontro possibilità di espressione e capacità di sviluppo inaspettate. A settembre la Fondazione Smart ha ospitato l'artista José Angelino, che insieme al compositore elettroacustico Simone Pappalardo ha condotto i piccoli ospiti alla creazione di un'orchestra formata di vari elementi. Individualità che nella comunità si sono completate creando un sistema compiuto di combinazioni e interferenze, appunto, studiate quanto casualmente imperfette. Comunque ci siamo conosciuti e abbiamo iniziato a fare i primi strumentini insieme a Simone, però in realtà ancora il progetto era incerto. E poi è successo che a un certo punto siamo andati a vedere in sala, insomma, al cinema, sala dove c'è il proiettore, e abbiamo visto un film muto. E insomma, loro, i bambini, vedevano questo film muto come se fosse una cosa super moderna, dice fantastico, bellissimo, cioè, qualcuno mi ha chiesto ma l'hanno cioè, una cosa che hanno inventato adesso, e niente, sono rimasti veramente colpiti da cui poi è partita l'idea di fare un film muto. Da didatta mi ha sempre appassionato la didattica della musica partendo dall'interno del suono, cioè in modo tale che i bambini o comunque anche gli adulti, perché è un lavoro che è per tutti, diciamo, possano entrare nell'ambito del suono, della musica, partendo proprio dall'interno del suono, dal timbro, dalle qualità, del colore dei suoni. E quindi la costruzione degli strumenti deriva molto da questa prospettiva, quindi in qualche modo costruendo uno strumento uno costruisce un timbro personale. Fatto che adesso lo filmeremo con la musica in sottofondo degli strumenti che abbiamo fatto.